Ciao atleti e benvenuti a questo nuovo episodio della guida completa agli azzurri, agli europei di Berlino. Stavolta parliamo di mezzo fondo. Finalmente. Almeno qui potrò far valere un filino più di competenza. Parte dagli 800 metri e da Simone Barontini direttamente dal quinto posto mondiale Under 20. Ha guadagnato una posizione a seguito di una squalifica, scusatemi se nel video dedicato avevo detto che era sesto. Con tutta la concorrenza che si ritrova nella gara assoluta, francamente non penso che andrà molto lontano. Tutto sta nel saper rispondere alla chiamata, ma ad ogni modo farà esperienza. Peccato che la federazione abbia deciso di non portare lo zio d'America Stefano Migliorati, nonostante fosse di poco rientrato nei requisiti giusti. Sul lato femminile abbiamo Yusneisi Santiusti, esperta mezzo fondista di origini cubane, molto solida nella sua disciplina d'elezione. Nella scorsa edizione fu quinta, molto abile a giostrarsi nei turni di qualificazione, e ci sono tutti i presupposti perché si possa ripetere anche quest'anno. In questa gara è affiancata da Elena Bellò, un altro debutto in nazionale assoluta. Passiamo ai 1500 metri, in questa gara al Golden Gala di Roma, Moshek Abdikadar ha fatto faville con la miglior prestazione in Italia degli ultimi 10 anni. Un 3:36:54 che di questi tempi in Italia è oro colato. Può puntare a un onesto posto in finale. Il compagno di tante battaglie, Joao Bussotti, quest'anno ha fatto un po' fatica a trovare la condizione, ma finalmente sembra esserci arrivato. E non è detto che in questi campionati il mio compatriota livornese sia relegato al ruolo di spalla. Al femminile segnaliamo purtroppo l'assenza per infortunio di Margherita Magnani, che in un anno piuttosto discreto per lei valeva intorno al 20° posto, senza contare che avrebbe potuto anche ripetersi su 5000. 5000 metri in cui quest'anno ci affidiamo anima e corpo a Yeman Krippa. Yeman quest'anno è andato fortissimo un po' dappertutto. Il 13:18:83 di Palo Alto, oltre ad essere record italiano Under 23, è anche il secondo tempo dell'anno in Europa, vicino sia al capolista Henrik Ingebrigtsen, uno della dinastia Ingebrigtsen, come anche però a quelli dietro. Tenetevi pronti allora, perché in quella gara potrà succedere di tutto. Valido luogotenente di Krippa un altro livornese, Lorenzo Dini, anche lui miglioratosi fino a 13:40:10. Quei due ci faranno divertire e concederanno il bis pure su 10.000 metri, dove sono rispettivamente quarto e 22° alla vigilia. Pure qui il discorso non è molto diverso dal 5.000. Una medaglia ci sta, ma ha richiesto un gran volatone di Krippa. Ed infine sui 3.000 siepi portiamo, come da tradizione, un bello squadrone di qualità. A condurre giochi è un po' a sorpresa Ahmed Abdelawed, dopo i progressi notevolissimi di questa stagione. Lui che nella sua carriera d'atleta ha trovato continuità solo a partire dal 2016, quest'anno si ritrova addirittura quinto in Europa, mettendosi dietro tra gli altri Johannes Cappinelli, che già vanta una partecipazione mondiale e il titolo europeo Under 23 dello scorso anno, e Osama Zoglami, che dei tre ha il personale migliore e dovrà far vedere di cosa è capace al momento giusto. E qui mi fermo un attimo per citare il caso Bamus, che nonostante abbia battuto Zoglami all'ultimo tuffo non è stato convocato dalla federazione. Una situazione che fa il paio con quella di Migliorati. Ne so troppo poco per giudicare, ma almeno il responso cronometrico gli rende giustizia. Al femminile il terzetto azzurro è composto da Martina Merlo, Francesca Bertoni ed Isabel Mattuzzi, tutte molto vicine ma nelle posizioni di rincalzo. Vedremo di cosa saranno capaci. Ti piace questo video? Ne vuoi vedere altri? Iscriviti al canale! Attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità del mezzo fondiere. Ed è tutto per il mezzo fondo, non perdetevi il video di domani alle 11 dedicato al settore degli ostacoli. Ciao atleti!